luce di una stella che brilla. Qual è questa stella? E ti abbassate in mezzo a voi, e abbiamo di capire dove e qual è. Io sono la tua voce, vogliamo lasciarci illuminare da Simone, riconoscendo di essere bisogno di Dio, della sua presenza e del suo perdono. E così lo invochiamo. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. La sua egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlehem di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dove è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Al udir questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme.
Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Veniamo, grazie a Dio. Quindi rimaniamo vicini, qua ci dice perché vuole per vedere il presente vivente. Giusto? Con il suo messaggio, il quale bisognare. Durante il periodo dell'Avvento di Natale ci ha accompagnato la capanna in piazza, che ci ricorda che Gesù non è una favola, ma è vero ed attuale. Per questo, accanto alla mangiatoia, abbiamo posto la sua parola, la Bibbia. Gesù ci invita a riconoscerlo, a riconoscere la sua presenza nei fratelli che incontriamo ogni giorno, dicendoci: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Meditiamo su queste parole e accogliamo anche noi Gesù presente nell'altro, accompagnati dai canti dei bambini. Sul nostro cammino ci accompagni tu, Signore, tu ci dai la mano e ci conduci sempre verso te.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce di suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Dio, quanto sei grande, quanto sei bello! Passano le fasce, che dolcezza! Ora lo depongo nella mangiatoia, poi lo contempleremo. E il Dio con voi, Giuseppe. È vero tutto quello che ha detto l'angelo, anche se l'uomo smentisce le attese. Sì, ma Dio che si fa bambino per condividere la vita di cuore, come tu hai cantato nel Magnifica, non poteva nascere nelle case di benestanti. È vero, infatti solo così tutti quelli che lo ricordano saranno certi e non li deluderà mai. Avrà fame, avrà freddo. Certo, come tutti i bambini, come tutti i grandi, veramente il suo bambino è il figlio dell'Altissimo. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo aver visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Mai visto una cosa del genere? Ma non ti sei accorto? È tutto come hanno detto gli angeli. A me ha fatto impressione la dolcezza della madre. Come si chiama? Maria. Sì, Maria, piena di attenzioni, di sguardi carichi di amore e di gratitudine verso di noi. E Giuseppe, che uomo, ha lasciato il lavoro, la casa, il paese, per seguire la volontà di Dio e non ha mai fiatato. Ma dite un po', quel bambino sarà proprio figlio di Dio, come sussurravano Maria e Giuseppe? Allora sei duro di testa. Gli angeli li hai visti o no stanotte gli ovili? Non ci hanno detto chi è nato il Salvatore? È impressionante però. Dio sceglie di farsi capire dagli uomini partendo dal gradino più basso dell'essere scartato. Proseguendo così dove arriverà? A salire sul trono di Davide o a essere dimenticato tra i poveri? Non siamo in grado di fare profezie, ma una cosa dobbiamo farla: tornare agli ovili e raccontare a tutti ciò che abbiamo visto e udito. Chissà chi ci crederà. Che cosa ti importa? Tanto quello che abbiamo gustato non ce lo toglie nessuno. Comunque noto sulle vostre facce una luce strana. È il riflesso di quel bagliore degli angeli. Ma che? È la luce della mangiatoia. Che bello! Non possiamo tenere tutto per noi. Presto, andiamo. Volete scommettere che tanti vorranno andare alla grotta per avere questa luce? E non solo quelli del nostro tempo, ma anche quelli che verranno nei secoli futuri. Io voglio fare una preghiera di lode a Dio, dire qualcosa che rimanga per sempre. Dai, dai, con quella. Ecco, l'ho scritta, ve la leggo. Ti lodo e ti ringrazio, Signore, perché queste cose le hai nascoste ai sapienti e agli intelligenti. E le rivelli ai piccoli.
dolore, la morte, le ingiustizie, le guerre non potranno mai più avere l'ultima parola. Ora hai dato senso e risposta alla vita di ogni essere che vivrà in questo mondo. Perché non perdiamo tutta la grandezza della rivelazione, aiutaci ad avere l'atteggiamento di Maria, che merita tutte queste cose, conservandole nel suo cuore. Facci essere come Giuseppe, sognatori delle tue illusioni nella vita. Dacci un cuore docile e libero, Signore, Dio dei poveri e dei ricchi. Amen. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandarono: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda? Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Thank you.
Epifania, la manifestazione di Gesù al mondo. In questo presente abbiamo voluto attualizzare la figura dei magi, cercatori di vita e speranza, che sanno riconoscere ed accogliere la presenza del bambino Gesù in ogni uomo a partire dagli ultimi, gli emarginati, gli ammalati, gli assetati, gli anziani, i poveri, i carcerati, gli stranieri. Caterina, volontaria della Croce Rossa, che nel suo servizio soccorre e presta aiuto agli ammalati e a chi si trova in pericolo di vita, porta in dono la sua divisa. Vanessa, volontaria della Caritas parrocchiale, che con il suo servizio ascolta chi è in indigenza, cercando di portare un aiuto concreto con genere alimentari e vestiario, porta in dono cibo e vestiti. Padre Desiree, missionario olandese degli Apostoli del Buon Pastore e Regina del Cenacolo, insieme alla sua comunità di religiosi in Burundi assiste ed aiuta il popolo dei Pigmei, persone emarginate dall'intera società. In Italia si fa prossimo agli ultimi, in particolare agli anziani ammalati delle case di riposo e ai carcerati del carcere di Fossombrone. Ci facciamo spiegare da lui quello che porta in dono. Ho portato questo. Prima questo scritto fatto da persone che sono in carcere di Fossombrone, e c'è scritto di parole del Vangelo. Sì. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato, mi ha inviato a portare ai poveri il lieto annuncio, ad annunciare ai prigionieri la liberazione, il dono della vista ai ciechi, per liberare coloro che sono oppressi e inaugurare l'anno di grazia del Signore. Luca 4, 18. E qui questo è il tamburino che rappresenta il nostro, la legalità del Burundi, e c'è anche questo è bandiera del Burundi. Allora, come segno che io offro al bambino Gesù il nostro paese, tutto quello che presenta il nostro paese. Grazie. Anche questo si fa in Burundi, che il cestino di Burundi che presenta anche i doni, portano al mercato dove, cioè, quando vanno a salutare altri dei famiglie, allora portano questo a questa cosa. Grazie. Oggi festeggiamo anche la giornata dell'infanzia missionaria, in cui i bambini aiutano i poveri. Prendiamo esempio dei nostri piccoli che in questo periodo di Avvento e di Natale hanno raccolto il frutto delle loro rinunce per sostenere i progetti di solidarietà proposte dalle pontificie opere missionarie. Terminiamo questo presente di Avvento e ringraziamo tutti i figuranti con il canto Ninna Nanna Gesù Bambino. Grazie.